Il costo del lavoro avviene, come necessariamente poi si verifica, attraverso una riduzione dei diritti, come è stato anche ricordato da quella parte. Beh, questo non ha effetti positivi sulla produttività, non ha effetti positivi sulla crescita del Paese. E questo per il banale dato di fatto sul quale dovremmo riflettere, che se un imprenditore taglia i salari, lui diventa più competitivo. Se tutti gli imprenditori tagliano i salari, la domanda interna del paese muore e quindi poi si va all'inseguimento della domanda estera, cioè fondamentalmente ci si mette nella situazione di sperare che il Signore ce la mandi buona e che nel resto del mondo non ci sia una recessione, altrimenti il castello di carte, il castello di riforme cade. Quindi questo sono elementi che desideravo portare all'attenzione di un dibattito che non ha parlato, come ci è stato rimproverato, di misure concrete, perché è stata adottata una scaltra tattica parlamentare per impedirci di fatto di parlare di queste misure. Sarei anche attento nella valutazione complessiva che emerge quando si parla della necessità di fare riforme, perché il mondo oggi è diverso, è stata evocata questa radicale diversità del mondo. Guardate, io personalmente ho trovato molto apprezzabile l'intervento del ministro Di Maio che, diciamo così, dicendo un no, uno dei tanti no che questo governo sta dicendo a ragion veduta in diverse sedi, in particolare una grande multinazionale di questa economia smart dove ci sono questi rider che fanno food delivery, cioè fondamentalmente garzoni di bottega sottopagati, dicendo un no, ha fatto emergere un dato di fatto piuttosto interessante, cioè che il business model di queste multinazionali smart è abbastanza banale, quello del caporalato, sottopagare i lavoratori. Allora, e questo non è lo spirito con il quale la piccola e media impresa italiana ha costruito il proprio modello di sviluppo, il proprio modello di relazioni industriali. Quindi guardiamo con maggiore rispetto alle nostre esperienze, cerchiamo di tutelarle e cerchiamo anche di imporre il rispetto di un minimo di condizioni di decenza a chi viene dall'esterno a proporci le sue ricette o a imporci la sua agenda politica, perché succede anche questo. Il no detto a una certa nave è anche il rifiuto di vedersi imporre un'agenda politica da organizzazioni non governative che quindi in quanto tali agiscono al di fuori del controllo di un normale processo democratico. A me sembra che questi siano segni di cambiamento. Poi dopo, se volete le tabelline, siccome, ci scuserete, suppongo che né noi come parlamentari né il governo avesse la possibilità di presentare una risoluzione di 600 pagine con 40 tabelle, quelle verranno nella nota di aggiornamento al DEF, ne parleremo, sicuramente a voi non piaceranno, forse neanche a loro, magari a noi sì, ne parleremo. Però intanto stabiliamo una cosa, che questo governo un cambiamento lo sta già esprimendo e lo sta esprimendo, ripeto, affermando con compostezza ma con risolutezza il principio che l'interesse italiano deve essere difeso nell'interesse dell'Europa. Siamo stanchi del pensiero magico che ha governato finora le relazioni con l'Europa, quello secondo cui si può fare il bene del tutto facendo il male delle parti e in particolare della parte in cui viviamo noi. Grazie per l'attenzione.